Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella video recensione dell'Hotel 420 di Curtatone. Un albergo che, come potete intuire dal titolo, non è proprio il massimo. Una struttura in cui c'è tanta buona volontà, ma altrettante, tante mancanze e noncuranze. Adesso vi accompagno a vedere com'è l'albergo, all'ingresso e nei piani. Eccoci qui con questo che è l'esterno dell'albergo, con questa ampia verrata che lascia intravedere l'interno della hall di accoglienza. Questa è la porta d'ingresso che si apre a spinta o con la chiave, e qui troviamo appunto la hall d'ingresso, abbastanza piccolina, e iniziate a intravedere quello che è un po' il contrasto di questa struttura, cioè l'antico del pavimento con questo verde e questo mobilio molto carino, moderno e contemporaneo. La struttura si basa molto sulla filosofia green, come riportato anche dalle pareti, ma è diciamo un primo passo verso l'opera di rinfresco che stanno cercando di dare i proprietari. Qui troviamo la macchinetta da caffè di cui vi parlerò meglio dopo, mentre adesso andiamo a vedere un po' come sono fatti i piani e qui iniziate a vedere come, diciamo, l'età di questa struttura inizia a venire fuori. Questo è il corrimano, il base in ferro, poi parte superiore in legno. E in questo piano, come potete ben notare, c'è una sorta di frigo freezer. Non ho ben capito a cosa serva, ma c'era e ve lo faccio vedere. I piani si sviluppano più o meno tutti in questo modo, con questo verde appunto alle pareti che prova a dare un tocco di fresco al tutto. Ci sono i termosifoni a muro, dunque d'inverno non si starà certamente al freddo. Questo è un ripetitore wifi che però nel mio caso non ha fatto nulla perché non si prendeva internet nella mia camera. I piani si sviluppano tutti in questo modo con questi quadri alle pareti e anche qui diciamo che la pulizia non è proprio il massimo. Vedere come le porte non sono proprio all'ultimo grido. E adesso vi porto all'interno della mia camera. Ed eccoci qui, questa invece è la camera che vi dico essere sin da subito la parte più critica, nonostante sia quella più importante. Allora, andiamo con ordine. Qui troviamo un termosifone, ovviamente non in funzione, ma non proprio pulitissimo. Oltre al termosifone troviamo poi lui, il climatizzatore. Climatizzatore che ho trovato già acceso una volta entrato in camera e che devo dire funziona molto bene. Non è nuovissimo, ma fa il suo sporco lavoro. Non ha limiti di orari, quindi lo possiamo andare a regolare direttamente noi dal telecomando che vi farò vedere dopo. Peraltro, il posizionamento qui del climatizzatore è davvero molto intelligente perché il letto è qui, quindi l'aria del climatizzatore non arriva in maniera diretta. Prima di andare all'interno del bagno, che si trova oltre questa porta, quindi bagno in camera, vi faccio vedere il resto della camera. Qui troviamo un bell'armadione, bello grande, con le solite cose che ci sono all'interno degli armadioni degli alberghi. Il phon c'è, ma è a parte e qui non è a muro come in molti altri, è un phon normale, quindi questo è assolutamente un pro, una bella cosa, è anche un attestato di fiducia nei confronti dei clienti e soprattutto non ha quel fastidioso problema che hanno i phon a muro, cioè quello di essere poco potenti. Questo è un phon normalissimo che potete avere anche voi in casa e quindi comodo per asciugare i capelli, soprattutto per chi ne ha molti, non me dunque. Poi troviamo accanto al phon, sentite rumorini non proprio buoni, questo TV che non ho completamente utilizzato. Qui troviamo una presa internet, non so se funzioni, quello che però vi posso dire è che in teoria qui c'è il wifi perché c'è un ripetitore all'ingresso del piano come vi ho fatto vedere, ma non arriva qui. E qui troviamo il letto che devo dire essere davvero molto comodo, molto ampio.
molto ampio e lungo il giusto, cioè non mi sono trovato con quella difficoltà che ho avuto in altri posti di materassi più piccolini. Questo è ottimo, ci si sta veramente da Dio. Come a livello di morbidezza, anche qui devo dire che non ho dormito, ha fatto male. Il cuscino forse è un po' troppo alto per i miei gusti. Abbiamo poi questi interruttori a muro, dove questo qui con il leddino che da video pare non vedersi, ma c'è un leddino arancione acceso, comanda la luce in camera. Ce n'è un altro corrispondente da questo lato, io premo. E si accende lì la luce. Abbiamo poi una lampada che non ho utilizzato, cassettiera con due cassetti, e poi troviamo un'altra presa a muro che io ho utilizzato per attaccare la base di ricarica di smartphone, smartwatch e cuffiette. E poi troviamo questa piccola scrivania. Oddio, piccola forse è un po' riduttivo. Abbiamo una sedia dove io ci ho appoggiato tutte le mie cose. Comodina, nel senso una sedia per star seduti, non per fare sessioni di ore di lavoro al computer. E poi abbiamo questo, che è il telecomando del climatizzatore, come vi dicevo, quindi funziona davvero molto bene. Questa è una mappa che era presente all'ingresso, l'ho presa per capire un po' come fosse suddivisa la città. E lì in teoria c'è la colazione. Ora, in realtà la colazione non è inclusa nel prezzo, non è prevista dall'albergo. I ragazzi che lo gestiscono, per metterci una pezza, mettono lì una sorta di piccola colazione che vi faccio vedere in foto. Criticità qui è che il coltello e la forchetta, coltello principalmente per spalmare la marmellata sulle fette biscottate, era presente solamente il primo giorno. Poi, quando sono venuti ogni giorno a mettere fette biscottate, cornetto, acqua, non hanno più messo le posate che mi servivano per mettere la marmellata sulle fette biscottate, cosa stranissima, non so perché, ma tant'è. Poi qui troviamo altre due mensoline, questa non c'entra niente, ce l'ho messa io dal bagno perché era un po' di ingombro. E adesso vi porto a vedere il bagno, che all'interno della camera è la parte più critica. Adesso vi faccio vedere. La luce si accende da qui, dall'esterno. Qui c'è un'altra presa, non ve l'avevo fatta vedere. Maniglie, come vedete, molto datate. E questo è il bagno. Ci sono degli elementi molto datati, i termosifoni, il pavimento, gli infissi, cioè si vede che sono infissi molto datati, ma andiamo con ordine. All'interno del bagno troviamo questa presa qui, questo pulsante che controlla questa luce, questo specchio abbastanza ampio, poi il lavabo. Lavabo con un piccolo set di cortesia. Prima grossa criticità, non so per quale motivo, anzi credo di averlo capito il motivo, ma l'acqua esce calda. O meglio, mi spiego, all'inizio esce fredda, ma dopo un po', non so per quale motivo, arriva acqua calda. La mia ipotesi è che il miscelatore sia rotto e dunque a priori esca acqua calda. Questa cosa è un problema, soprattutto in calde giornate come quelle di questi giorni. E sì, qualcuno potrebbe dire meglio che esca acqua calda anziché che non esca proprio, ma è un oggettivo problema che andrebbe sistemato anche per i consumi dell'accensione della caldaia e di tutto quello che comporta consumare dell'acqua calda. Qui non vi faccio nemmeno vedere la vista perché sostanzialmente non c'è. Le serrande devo dire funzionano abbastanza bene, non sono durissime. Troviamo poi qui la carta igienica, spazzolone, WC e bidet. Bidet che ha lo stesso problema al miscelatore, non comprendo il perché, ma esce acqua calda, anche tutto a freddo esce acqua calda. Lì abbiamo un aspiratore che fa quello che può, tovaglie e anche qui altra criticità, quando sono arrivato una delle due tovaglie, perché dice sono due, l'altra è lì a terra per motivi di comodo, era macchiata di rosa, penso fosse fondotinta, non lo so.
l'ho dovuto segnalare, non è stato molto carino. E arriviamo alla doccia, una delle cose che mi ha lasciato, anzi la seconda cosa che mi ha lasciato più perplesso. Perché? Perché da quando sono arrivato sin da subito la doccia aveva questo problema all'anta. Vedete? È completamente sganciata da sotto. Questa cosa, oltre ad essere molto pericolosa, è anche alquanto fastidiosa. L'ho segnalato, anzi dirò di più, quando sono arrivato anche una dei due ganci su era staccato, l'ho segnalato, mi hanno detto che sarebbero intervenuti, ma sì, sono intervenuti sistemando l'aggancio di sopra, ma non quello inferiore, che rimane così, veramente molto, molto poco bello. Ma la cosa ancora meno bella, ve la faccio vedere, è che io avevo preso una camera singola, ma mi sono ritrovato con dei coinquilini o coinquiline, dipende dai punti di vista. Eccole lì, le vedete? Eccole qui, le formiche, che sono belline, vedete come camminano e scorrazzano allegramente, e le troviamo un po' in tutto il bagno. Ora, sia ben chiaro, non è che siano tantissime, però non è possibile, cioè, come ho già detto, anche in altre strutture ci sono dei criteri sanitari che non possono venire meno. In una struttura alberghiera non dovrebbero essere neanche lontanamente consentite queste cose. Ce ne sono di lì nel bagno, ce n'era qualcuna anche qui nella camera da letto. Ma arriviamo al succo e traiamo le conclusioni. Questa struttura si trova a Curtatone, in provincia di Mantova, abbastanza vicino al Cremona Circuit, sono circa 37 minuti di auto, e per stare 3 notti a fine agosto ho pagato 120 euro. Con tutto quello che vi ho fatto vedere incluso. È una struttura che si vede che si sta rinfrescando, nel senso che è una struttura, uno stabile abbastanza vecchio, lo si vede, è palese. I ragazzi che lo gestiscono sono abbastanza giovani e stanno cercando al meglio di dargli una rinfrescata quanto prima. Certo, c'è da dire che di mezzo c'è stato il Covid, loro hanno rilevato questa struttura qualche anno fa, sono delle persone veramente disponibilissime, si vede che hanno davvero tanta buona volontà e passione, ma questo purtroppo non basta, ci sono delle criticità non di poco conto, a livello di pulizia, a livello di servizio, a livello di struttura in sé per sé, e sono criticità non trascurabili. È accettabile il livello dell'albergo, ma non è di certo uno di quegli alberghi che ti fa dire ok, ci torno. Mi dispiace perché le potenzialità comunque ci sono, mi rendo conto che siano necessari degli investimenti importanti, per quanto possono i gestori provano a metterci una pezza banalmente con la piccola colazione offerta, però quando ci sono camere con la doccia combinata in quel modo, problemi di pulizia, formiche e quant'altro, evidentemente c'è qualcosa che non va e che va sistemata quanto prima. Spero dunque di tornare tra qualche anno e di trovare questa struttura in uno status decisamente migliore, poiché al momento non è proprio consigliabile. Questo è tutto quello che avevo da dirvi per oggi per la video recensione dell'Hotel 420. Se il video vi è piaciuto, come sempre, un mi piace e una condivisione mi aiutano tantissimo. E come sempre, se avete domande, dubbi, proposte, la sezione commenti è qui sotto. Vi leggo e vi rispondo con estremo piacere a tutti. Noi ci diamo appuntamento al prossimo video, che sarà il video racconto del GP di Cremona, un video un po' particolare in cui vi racconto un'altra mia prima volta quest'anno. Quest'anno è davvero un anno ricco di sorprese e di novità, quindi non vedo l'ora di raccontarvi tutto. Trovate il tasto iscriviti al canale qui sotto in modo da non perdervi nessun video. Io sono Blackado, questa era la recensione del 420 e noi ci vediamo al prossimo video.